today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. È immersa in una suggestiva ed innovativa struttura nel verde alle porte della città di Perugia, in località Montebello. La nuova sede dell'Università dei Sapori, il Centro Nazionale di Formazione e Cultura dell'Alimentazione, è stata inaugurata alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi. Circa 20 le sale tra aule didattiche, laboratori di informatica, cucina, gastronomia, gelateria, musica e bar e una biblioteca. Una scuola di saperi e sapori che, nata nel 2000, rappresenta oggi una palestra gastronomica per oltre 500 disoccupati e 2500 lavoratori provenienti dal mondo delle imprese, del settore alimentare e della ristorazione. Accanto alla professionalità e ai tecnicismi del mestiere, vuole sempre coniugare comunque un messaggio di buona, corretta e sana alimentazione, e vuole formare giovani che siano responsabili da questo punto di vista nello svolgere le loro professioni e allo stesso tempo nel valorizzare i prodotti della loro Italia e della loro Umbria, o comunque dei luoghi in cui si sono formati, nel momento in cui questi giovani o questi professionisti provengano qui presso l'Università dei Sapori da altri paesi per scambi di conoscenze, per approfondimenti di conoscenze, per certificazioni di competenze. Da questo punto di vista stiamo portando avanti progetti importanti a livello internazionale con gli Stati Uniti, con il Brasile e anche grazie a una partnership con la provincia di Perugia, con l'est europeo, in particolare Polonia, Romania e Serbia. Una realtà nella quale si realizzano competenze che allo stesso tempo fanno crescere la filiera agroalimentare turistica, come l'ha definita il ministro Sacconi, e che ha come novità il corso superiore di cucina e quello di pasticceria italiana. Ho voluto accogliere l'invito che cortesemente mi era stato rivolto, perché è un luogo nel quale si realizzano competenze che fanno occupabili le persone, i giovani in particolare, allo stesso tempo fanno crescere quella parte importante della nostra economia che è la filiera agroalimentare turistica, alla quale dobbiamo affidare una parte importante delle nostre volontà di crescita. L'università è costituita con l'appoggio di enti pubblici e soggetti privati, oltre a Confcommercio, Regione Umbria, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Perugia.